L'atrofia muscolare spinale o SMA è una malattia neuromuscolare genetica degenerativa. Prima del 2017, anno in cui arriva in Italia la prima terapia per la SMA, nelle forme più gravi era una malattia mortale. Con l'arrivo appunto della prima terapia, a cui sono seguite altre due terapie, oggi abbiamo ben tre terapie per la SMA, di cui una terapia genica, questo ci ha spinto a sostenere con forza un progetto pilota di screening neonatale per la SMA nella regione Lazio e Toscana. Gli esiti di questo progetto pilota sono stati eclatanti, in quanto sono stati identificati 15 bambini in maniera presintomatica e nei primissimi giorni di vita, che sono stati avviati a una presa in carico corretta e soprattutto a una terapia che oggi racconta una storia completamente diversa rispetto agli anni precedenti. Essendo una malattia neuromuscolare degenerativa, la SMA blocca progressivamente i muscoli, sia respiratori che di deglutizione che motori. Le terapie invece bloccano questo processo di degenerazione, regalando a questi bambini e alle famiglie che se ne prendono carico una vita completamente diversa. A conclusione del progetto pilota, le regioni Lazio e Toscana hanno assunto l'onere di proseguire a offrire volontariamente questa possibilità ai nuovi nati in Lazio e Toscana. E su questa falsa riga anche la regione Puglia si è invece dotata di una legge propria che rende obbligatorio lo screening neonatale per la SMA. Cosa significa? Che ci sono regioni oggi di serie A e regioni di serie B, perché sulla scia di Lazio e Toscana e della Puglia molte regioni stanno seguendo un percorso indipendente. Ad esempio la Liguria, attraverso uno sponsor privato, offre la possibilità di avere lo screening per la SMA. Altre regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Triveneto stanno lavorando per offrire lo screening entro la fine dell'anno, quindi ovviamente questo avrà un'Italia divisa a metà, con una discriminazione rispetto alle regioni in cui si nasce. È importante sottolineare che dallo screening dal progetto pilota sono emersi dei dati importantissimi, ovvero che intanto ci aspettiamo circa 70 nuovi nati ogni anno per affetti da atrofia muscolare spinale, e a questi bambini si potrebbe offrire un futuro diverso, e che l'incidenza scende a 1 a 6.000 invece dei canonici 1 a 10.000 a cui eravamo abituati a riconoscere. Cosa succede? Che da tempo noi lavoriamo con le istituzioni per avere la possibilità di essere inseriti nel panel nazionale. Abbiamo avuto una serie di emendamenti, e tra questo ricordiamo soprattutto l'emendamento Volpi e i successivi emendamenti Noia, che hanno interessato la SMA, soltanto che questo benedetto decreto che deve ampliare il panel a un certo punto della storia si è arenato, e da oltre un anno aspettiamo di poter essere inseriti negli screening obbligatori. E questo per rendere il territorio nazionale uniforme e poter offrire a tutti i nuovi nati la stessa possibilità.